Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar di questa mattina. Vi chiedo un feedback audio-video, segnalate utilizzando la nostra chat assistenza tecnica eventuali problemi di tipo audio-video, provvederemo a rispondervi in chat privata. Potete porre domande ai nostri relatori utilizzando le apposite chat, provvederemo a rispondere alle vostre domande, quindi ai vostri quesiti durante il webinar o, come di consueto, destinando gli ultimi 10 minuti del seminario. I relatori di oggi sono l'avvocato Daniela Bolognino, esperta di trasparenza e anticorruzione, e il dottor Massimo Di Rienzo, esperto in materia di integrità, trasparenza, promozione dell'etica e della legalità nella pubblica amministrazione. Buongiorno a tutti. Il materiale didattico sarà a vostra disposizione a partire da domani. Vi invieremo in chat il link per poter accedervi direttamente. La parola all'avvocato Bolognino e auguro a tutti i partecipanti e Daniela, prego. Grazie, buongiorno a tutti, siete numerosissimi a questo incontro e questo ci fa molto piacere anche perché con l'incontro odierno concluderemo il ciclo pre-estivo dei nostri seminari in tema di trasparenza e anticorruzione. Casualità vuole che sia stata adottata la circolare numero 2 del 2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica proprio sul tema dell'accesso civico generalizzato e quindi ci è sembrato opportuno fare un focus di approfondimento proprio su questa circolare perché dà tutta una serie di indicazioni di carattere operativo per le pubbliche amministrazioni. Dunque, cerchiamo un po' di ricostruire i termini della vicenda in modo da mettere un po', come facciamo di solito, insieme i pezzi di questo puzzle così composito. Quindi lo scenario che vi si presenta, che a molti di voi vedo in chat presenti in maniera costante, quindi a tutti ben noto, è dato da innanzitutto il decreto legislativo 33 del 2013, come modificato dal decreto 97 del 2016. A questo si aggiungono le linee guida ANAC Garante della Privacy 1309 del 2016 e le linee guida 1310 del 2016, l'uno di carattere generale sulla trasparenza, l'altro sull'accesso civico generalizzato e non. A questo quadro si aggiunge la circolare del DFP numero 2 del 2017 ed è proprio su questa circolare, come vi dicevo, che concentreremo la nostra attenzione per la parte giuridica di questo seminario e in particolare concentreremo l'attenzione sugli aspetti più rilevanti che adesso andremo ad esaminare relativamente all'accesso civico generalizzato. Allora, per i nuovi che comunque sono presenti in questa chat, ricordiamo un po' i termini della questione e questo serve un po' a tutti, anche a noi relatori, per mettere un po' i paletti del sistema in cui ci stiamo muovendo, perché il passaggio principale da cui muove, poi vi sarete certamente resi conto tutti voi leggendo questa circolare del DFP, è quello di rafforzare principio di trasparenza non solo in chiave teorica ma in chiave operativa e dunque applicativa. Per cui per muovere da questo rafforzamento non si può che partire da un dato di principio, ossia quanto contenuto all'articolo 1,1 del decreto 33 del 2013 come modificato nel 2016, ossia che la trasparenza intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Come sapete, questo è un principio che viene da lontano, che muove dall'articolo 97 della Costituzione e che quindi va
in qualche modo conciliato con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Questo è un passaggio molto importante che poi andremo a vedere con riferimento alle indicazioni operative che ha già dato l'ANAC e che ribadisce il DFP sulle richieste massive di documenti, quindi per conciliare trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione. Ricorda la circolare del DFP, due elementi importanti che oramai sono a tutti ben noti, e cioè la valenza di questo principio di trasparenza e dell'applicazione dell'accesso civico generalizzato sul piano soggettivo e sul piano oggettivo. Sul piano, soggettivo si ribadisce che l'accesso non ammette restrizioni relativamente alla legittimazione del richiedente, e sul piano oggettivo è tendenzialmente onnicomprensivo. Vengono esclusi ovviamente i limiti indicati all'articolo 5 bis, che abbiamo già approfondito in apposito webinar a cui rinviamo perché tutta la documentazione e le registrazioni sono presenti sul sito dell'IFEL. Quindi ricordiamo un po' questi due passaggi che però ci danno un po' un filo rosso da poter seguire relativamente al supporto alla cittadinanza per la corretta attuazione dell'accesso civico cosiddetto generalizzato. E questo nell'ambito, diciamo, di una, di un generale sistema che vede invertito, e questo già a partire dalla 241 del 90, il rapporto trasparenza e segreto, dove trasparenza oggi è ancora di più la regola. Afferma la circolare del DFP, una tutela preferenziale dell'interesse a conoscere, e dall'altro lato abbiamo il segreto che è un'assoluta eccezione. E quindi qui ci rifacciamo ai limiti, in questo caso, dell'articolo 5 bis del decreto 33. Una cosa interessante che vi segnalo è che anche questa circolare si esercita, tra virgolette, sulla definizione dell'accesso, e troverete un parallelismo tra le linee guida dell'ANAC e le circolari del DFP. Ricordatevi che prioritariamente su questa tematica vanno tenute in considerazione le linee guida dell'ANAC, in considerazione del ruolo specifico che ha l'ANAC per l'attuazione e la tutela della trasparenza e della prevenzione del fenomeno corruttivo. Quindi vedrete un parallelismo tra le linee guida ANAC e la circolare DFP nell'andare a definire l'accesso documentale ai sensi della 241 del 90, l'accesso civico di cui all'articolo 5,1 del decreto 33 e l'accesso civico generalizzato all'articolo 5,2. Questo è un passaggio importante da sottolineare perché la parola generalizzato all'interno della normativa, come voi ben sapete, non è indicata. E quindi noi abbiamo, questo lo ripeto solo per le new entry in questa chat, vedo numerosissima oggi. Abbiamo quindi un accesso civico ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, e l'accesso civico è sostanzialmente riferito agli atti che si ha l'obbligo di pubblicare. In particolare ci riferiamo ad amministrazione trasparente. Il comma 2 invece fa riferimento, e quindi qui ci rivolgiamo all'accesso civico, alla definizione di accesso civico generalizzato, a tutti quegli atti che l'amministrazione non ha l'obbligo di pubblicare, ma in base alla normativa chiunque ha comunque diritto di accedere a questi documenti detenuti, e quindi sottolineiamolo questo detenuti perché poi è un passaggio importante nell'ottica anche di quello che prevede la circolare e un po' anche in difformità rispetto a quelle che sono le linee guida dell'ANAC, a cui, come vi dicevo, chiunque ha diritto di accedere, salvi i limiti posti dall'articolo 5 bis. In altro seminario noi già avevamo detto, a questo punto quello che dovete ricordare non è tanto perché me lo chiedono, perché non ci interessa più la motivazione, ma c'è un limite, c'è un vincolo che mi impedisce di far accedere questo soggetto richiedente a questo documento. Quindi qui l'approccio, la, diciamo,
che deve essere cambiato. E quindi su questo, solo per un po' di diciamo, riprendere degli aspetti e dei suggerimenti che avevamo dato nei precedenti webinar, un passaggio importante era quello di astrarre dalla motivazione. Questa astrazione va fatta, vi dicevamo, in anticipo, come già avviene in alcuni paesi della Nord Europa dove c'è questo accesso civico e quindi a monte, nel momento in cui un atto è prodotto o entra all'interno dell'amministrazione, lo bollinate con scritto accessibile, non accessibile, parzialmente accessibile. Questo garantisce anche un approccio e una parità di trattamento nei confronti di tutti i cittadini. Quindi ci premeva innanzitutto dar conto di questa che può essere una linea operativa che avevamo già segnalato negli altri webinar. Quindi a questo punto un passaggio in più e quindi anche un po' per fare da trade union tra le linee guida dell'ANAC e questa nuova circolare del DFP è ricordare la necessità di favorire, e questo previsto dalla normativa, forme diffuse di controllo sul perseguimento di fini istituzionali e corretto uso delle risorse pubbliche. E questo è un passaggio che noi avevamo già visto, viene da lontano, sin dal 2009, decreto 150 del 2009. Quindi in qualche modo vi rendete conto come ci sono step di avvicinamento a questa struttura di principio di trasparenza in chiave onnicomprensiva per come è delineato da questa circolare sulla base di quanto previsto dalla normativa. Gli aspetti operativi su cui si concentra questa circolare numero 2 del DFP. Modalità di presentazione della richiesta, uffici competenti, tempi di decisione, controinteressati, rifiuto non consentito, dialogo con i richiedenti e registro degli accessi. Ovviamente la tempistica è tale per cui non possiamo affrontare tutte le tematiche, ma cercheremo di evidenziarvi i passaggi più interessanti su questi aspetti ed iniziamo immediatamente dai principi di carattere generale, perché la circolare si premura di mettere in evidenza alcuni punti cardine nell'attuazione della normativa. Prima di tutto il principio della tutela preferenziale dell'interesse conoscitivo. Su questo, come dire, poi vedrete anche con l'approfondimento del collega Massimo Di Rienzo la necessità importante di bilanciare, sulla base del quadro normativo attuale, interesse a conoscere e diritto alla privacy, tutti e due parimenti tutelati dal nostro sistema costituzionale e quindi con la necessità di uno sforzo in più da parte delle amministrazioni. Quello che evidenzia la circolare numero 2 è che in assenza di specificazione della domanda, e quindi se la domanda che vi perviene non classifica l'accesso come accesso documentale, ad esempio, la priorità da dare, secondo il DFP, è quella di trattarlo come un accesso civico generalizzato e quindi negare l'accesso con i soli limiti previsti dall'articolo 5 bis del decreto 33. Ulteriore passaggio importante è il criterio del minor aggravio possibile nell'esercizio del diritto. E quindi qui vedremo come questo criterio sinteticamente definito nella circolare come impossibilità di dichiarare inammissibile la domanda per motivi formali o procedurali viene poi declinato nelle indicazioni operative per le pubbliche amministrazioni. E ancora, terzo ed importante criterio, limiti all'adozione dei regolamenti interni. Qui la circolare precisa un passaggio importante, ossia che i limiti e dalla legge. Ulteriori elementi di copertura, tra virgolette, ma il regolamento interno deve essere concentrato solo sugli aspetti procedurali e organizzativi.
Mettiamo un po' a fuoco nuovamente, anche se oramai a tutti voi ben noto, un aspetto importante relativamente alla formulazione della normativa per poi comprendere bene quelli che sono i passaggi procedurali indicati dalla circolare del DFP. Allora, l'articolo 5,3 ci dice: l'accesso non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico deve identificare dati, informazioni e documenti richiesti. Non richiede motivazione. E in più, la trasmissione per via telematica o diciamo con le modalità comunque previste dal decreto 82 del 2005 per le modalità telematica, presentata ai seguenti uffici: ufficio che detiene i dati, ufficio con le relazioni col pubblico, altro ufficio indicato su amministrazione trasparente. Qui step ulteriore che prevede la normativa da ricordare, al responsabile della prevenzione e della trasparenza va presentata la sola istanza che riguarda diciamo, i documenti e le informazioni che è obbligatorio pubblicare su amministrazione trasparente. Quindi, per accesso civico in prima istanza, accesso civico generalizzato, io ho tre indicazioni da parte della normativa: ufficio che detiene i dati, ufficio relazioni col pubblico o ulteriore ufficio indicato su amministrazione trasparente. Per accesso civico semplice, tra virgolette, e quindi relativamente agli atti che io come amministrazione ho l'obbligo di pubblicare, mi rivolgo al responsabile della prevenzione. Quindi già questo è un passaggio problematico perché mentre all'interno delle amministrazioni voi siete ben consapevoli del dettato normativo, non è detto che il cittadino dall'altro lato sia ben consapevole di quella che è questa prima distinzione sulla modalità operativa che si va a sviluppare nella presentazione della richiesta. Allora, e veniamo ai vari passaggi indicati dalla circolare. Io qui ho in qualche modo cercato di dare evidenza in queste slide proprio del contenuto preciso della circolare, quindi in molti casi vedrete che c'è una fotografia di una sezione della circolare del DFP. Un passaggio importante è in questa circolare l'impossibilità di dichiarare inammissibile la domanda di accesso generalizzato per motivi formali o procedurali. Quindi la circolare ci dice: nel caso in cui un cittadino o comunque un soggetto inoltri una domanda che ha un carattere generico e quindi è difficile riuscire ad individuare dati o documenti che vengono richiesti all'amministrazione, in base a questa circolare si ritiene che l'amministrazione dovrebbe assistere il richiedente al fine di giungere ad una adeguata definizione dell'oggetto della domanda, laddove quando in base al contenuto della circolare è per l'amministrazione possibile dichiarare inammissibile la richiesta formulata in termini generici, solo dopo che abbia invitato per iscritto il richiedente a ridefinire l'oggetto, la domanda, e nonostante questo invito, comunque non ci sia stata una ridefinizione dell'oggetto della domanda. E ancora un passaggio importante, quindi l'identificazione del richiedente. La circolare fa un ragionamento sulla formulazione della normativa e dice: siccome la normativa dice chiunque, vuol dire che in linea di principio l'identificazione del richiedente non è necessaria ai fini dell'esercizio del diritto. Questo, come dire, cioè, probabilmente è un passaggio fuori dalle righe, perché in realtà il chiunque nella formulazione della normativa, questo è un parere personale, non intende dire che io non devo identificare il soggetto, ma che chiunque e quindi prescinde dalla cittadinanza, prescinde dalla residenza, prescinde dall'interesse. Quindi non è una mancanza di identificazione del soggetto richiedente, che pur tuttavia la circolare indica come a necessaria identificazione non fosse altro che per poter procedere con la corretta gestione della pratica e della domanda. Quindi, anche se in chiave operativa, si arriva comunque in questa circolare alla necessità di definire quello che è il soggetto richiedente. Soggetto richiedente che comunque è importante andarlo a verificare.
anche in relazione al rapporto con l'eventuale controinteressato, che vedremo tra breve. Io guardo questo orario che corre, quindi cerco di concentrare l'attenzione sui passaggi principali. Ancora sulla presentazione della domanda. Come vedete, un punto importante è dato anche dal rapporto tra Decreto 33 e CAD, Codice dell'Amministrazione Digitale. Quindi, per la presentazione della domanda, occorre vedere quali sono le modalità considerate valide o comunque equivalenti ai sensi dell'articolo 65 del CAD. E il DFP evidenzia come devono essere considerate valide e comunque equivalenti alle domande sottoscritte con firma autografa anche quelle che sono sottoscritte e presentate insieme alla copia del documento d'identità, sono trasmesse dal richiedente dalla propria casella di PEC, sono sottoscritte con firma digitale o se il richiedente è identificato con il sistema SPID. E ancora, cosa l'amministrazione deve definire, delineare su amministrazione trasparente per rendere operativo e semplice la modalità di presentazione della richiesta? Innanzitutto delle informazioni e quindi qui vediamo questo passaggio partendo da amministrazione trasparente, cosa deve essere presente? Prima di tutto delle informazioni di carattere generale. Quindi, per la circolare del DFP deve essere indicata la procedura da seguire e gli eventuali rimedi disponibili in caso di negato accesso. Dopodiché devono essere indicati il nominativo e i contatti dell'ufficio che è addetto a ricevere le domande, con indirizzo email e con indirizzo di PEC, e questo proprio per favorire il rapporto tra 33 e CAD. In più devono essere presenti il modulo di domanda ed il modulo di riesame nel caso in cui ci sia stata la negazione dell'accesso in prima istanza. Un ulteriore passaggio interessante è quello dedicato, io vedo le domande, poi come di consueto dedicheremo 10 minuti in conclusione per dare risposte io e Massimo. Allora, sugli uffici competenti avete visto la normativa prevede, e quindi qui concentriamo l'attenzione sul solo accesso civico generalizzato, tre uffici: chi detiene i dati, l'ufficio relazioni col pubblico o altro ufficio indicato su amministrazione trasparente. Quindi, la circolare DFP si premura di evidenziare che qualora l'ufficio a cui il cittadino o il soggetto richiedente ha inoltrato la domanda non sia quello che è competente a decidere, occorre un passaggio interno e quindi occorre la trasmissione della domanda all'ufficio che è competente a decidere. E l'ufficio competente a decidere è individuato sempre nell'ufficio che detiene i dati. Un passaggio in più. E quindi qui ci troviamo, diciamo, a bocce ferme in parziale, diciamo, difformità tra quanto sembrerebbe, ecco, in parziale difformità, con quanto previsto dalle linee guida dell'ANAC e probabilmente un po' fuori dalle righe rispetto a quello che è il dettato normativo. Perché la circolare numero 2 ci dice che nel caso in cui questa domanda di accesso civico generalizzato sia stata indirizzata ad un'amministrazione che è diversa da quella che detiene i dati e i documenti, e quindi è evidente che il richiedente abbia sbagliato amministrazione, ecco, questa circolare richiede un surplus di attività. Richiede che l'amministrazione inoltri prontamente la domanda all'amministrazione competente, dandone comunicazione al richiedente e specificando che il termine di conclusione del procedimento inizia a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'ufficio competente. Quindi qui c'è una sorta di collaborazione, diciamo, ulteriore rispetto a quanto previsto dalla normativa che viene indicato da questa circolare DFB. E ancora, per il riesame
In base al quadro normativo, è competente generalmente il responsabile della prevenzione, salvo che non sia destinatario in prima istanza il responsabile della prevenzione. E quindi in questo caso occorre individuare l'ufficio competente per il riesame. Un passaggio in più importante è quello dedicato, e quindi qui ci muoviamo sempre in chiave collaborativa. La circolare DFP richiede che ogni amministrazione individui e assicuri delle sorte di funzioni di help desk per assistere il cittadino e le amministrazioni nello sviluppo dell'attività di presentazione delle domande di accesso civico. Quindi vedete che è tutto orientato nei confronti del cittadino, quindi per una massima collaborazione. Massima collaborazione che richiede anche il rispetto dei termini, perché, come dire, da quello che emerge da questa circolare sembrerebbe essere non sempre rispettata la tempistica prevista dalla normativa. Quindi la circolare DFP ribadisce l'obbligatorietà di rispetto dei termini previsti dall'articolo 5 del decreto 33 e mette in evidenza la necessità che ogni amministrazione proceda comunque sempre con un provvedimento espresso e motivato a conclusione del procedimento. La mancanza del rispetto dei termini fa scattare due tipi di, come dire, due tipi di conseguenze, l'una sul versante esterno, l'altra sul versante interno, perché sul versante esterno consente chiaramente, in base al quadro normativo, al richiedente di procedere con il riesame e successivamente con il ricorso al TAR. Sul versante interno abbiamo invece l'elemento sanzionatorio, tra virgolette, in quanto c'è una triplice valenza relativamente a quello che è la valutazione, quindi elemento di valutazione per la responsabilità dirigenziale, un'ipotesi di causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e rappresenta anche degli elementi ai fini della valutazione dell'attribuzione, della retribuzione di risultato o comunque del trattamento accessorio. E veniamo, se posso rubare altri 5 minuti, qualche passaggio, a alcuni passaggi che vengono indicati nella circolare sui controinteressati. Come è a tutti oramai noto, l'articolo 5,5 del decreto 33 specifica che, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta d'accesso, se individua soggetti controinteressati ai sensi dell'articolo 5 bis, 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento per via telematica per coloro che abbiano consentito a tale forma di comunicazione. E ancora, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione anche per via telematica alla richiesta di accesso. A decorrere della comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede alla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. Quindi la circolare del DFP innanzitutto si premura di individuare chi sono i controinteressati, definendo controinteressati tutti i soggetti, persone fisico-giuridiche, che anche se non indicati espressamente nel documento, potrebbero vedere pregiudicati i loro interessi da questo accesso civico generalizzato. In più, la circolare precisa che il mancato consenso del controinteressato non è di per sé elemento sufficiente per giustificare la mancata esibizione del documento, per cui è sempre in capo all'amministrazione la valutazione degli interessi in gioco. E dunque occorre comunque tenere conto di un quadro composito di interessi. Veniamo, e quindi qui spigoliamo su le questioni ulteriori rimaste. Un passaggio importante è quello dedicato alle risposte massive o manifestamente irragionevoli. Questo, vi ricordate,
È un punto abbastanza delicato nel momento in cui dobbiamo bilanciare da una parte il diritto all'accesso e quindi il principio di trasparenza e dall'altro il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. In questa circolare si dà un passaggio in più relativamente a quelli che sono i riscontri che l'amministrazione deve fare per considerare un accesso come richiesta manifestamente irragionevole e quindi deve andare a valutare quella che è l'attività di elaborazione, non come attività di elaborazione dei dati, ma si precisa ad esempio come oscuramento dei dati prima di far accedere il richiedente ai documenti richiesti. Le risorse interne che bisogna impiegare per rispondere a questa richiesta e la rilevanza dell'interesse conoscitivo rispetto alla richiesta che si deve soddisfare. E quindi la ragionevolezza è considerata manifesta solo dopo che c'è stata una accurata analisi di tutto questo sistema e di quindi quello che sarebbe l'onere che va a gravare sull'amministrazione, compromettendo il buon andamento della sua attività. Ci preme a questo punto evidenziare anche la delibera ANAC sulle richieste di documenti in forma massiva, perché l'ANAC precisa che non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta a scoprire se determinati dati sono detenuti da un'amministrazione e quindi le richieste, dice, non devono essere generiche. In più, vanno valutate tutte le richieste, quindi con attenzione relativamente alla compromissione del buon andamento della pubblica amministrazione, quelle richieste che hanno un numero di documenti manifestamente irragionevole. In più, occorre escludere per l'ANAC l'accesso relativamente a richieste che non siano già in possesso dell'amministrazione destinataria della richiesta di accesso. Quindi qui vedete questo un po' disallineamento tra linee guide ANAC e circolare del DFP che richiede invece un inoltro della domanda alla amministrazione destinataria. Da ultimo vi segnaliamo nuovamente, ma poi rinviamo al webinar specifico, quelle che sono le due macro categorie di eccezioni all'accesso previste dall'articolo Benissimo, 50. grazie Daniela. Nel frattempo, visto che sono arrivate delle domande, nel frattempo, durante l'esposizione del dottor Di Rienzo, magari gli dai un'occhiata, ti lasciamo tutto il tempo e poi alla fine vediamo se possiamo rispondere a qualche domanda. Io adesso do la parola al dottor Di Rienzo e auguro a tutti i partecipanti buon proseguimento. A te Massimo, prego. Grazie Francesco, intanto come al solito se mi fa, date un feedback veloce sull'audio, così posiziono. Ok. Allora, buongiorno a tutti, ben trovati, soprattutto in un clima torrido qui a Roma, quindi insomma spero che da voi sia un pochino meglio. Vi ringrazio per la presenza costante, anche oggi veramente numerosa. E ci occupiamo oggi di una cosa che sapete, noi seguiamo da almeno da quando se ne parla, insomma, più o meno, diciamo da settembre 2015 abbiamo fatto già un webinar su questo e quindi abbiamo seguito con grande interesse tutti gli avvicendamenti tra leggi, soft law, ANAC e adesso l'ultima, la circolare del DFP. Io invece, diciamo, prendo, siccome io sono quello dei casi, come dicono, allora mi piaceva, andare un pochino a capire come si sta comportando il garante della privacy. Perché? Perché a noi osservatori, ci è sempre sembrato importante l'atteggiamento e, la posizione che avrebbe assunto il garante della privacy, soprattutto a fronte delle richieste di, parere che la legge prevede appunto quando l'istante fa istanza di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e quest'ultimo ha l'opportunità di chiedere un parere direttamente al garante della privacy. Quindi è molto importante, noi siamo andati a verificare più o meno tutti i pareri che sono stati scritti dal garante della privacy, sono stati circa, la media circa 3 o 4 al mese.
Ce ne aspettavamo di più? Non lo so, nel senso che in realtà affinché il garante si esprima c'è bisogno dell'istanza di riesame prima di tutto e poi c'è bisogno della richiesta di parere dell'RPCT, quindi non è che sia così scontato che ogni istanza controversa poi vada a finire davanti al garante della privacy. Però già i primi pareri ci mostrano una interessante via, insomma, che il garante sta prendendo, e questo in qualche maniera aggiunto anche alla lettera che il garante ha scritto proprio in corrispondenza dell'uscita delle linee guida, scusate, della circolare di FP della funzione pubblica, ci permette di chiarire alcune cose su come la intende il garante della privacy. Perché è così importante? Perché da una parte abbiamo visto si tira diciamo, tutto verso la trasparenza, dall'altra il garante della privacy fa il suo mestiere e tira tutto sulla privacy. E quindi rispetto a questa diciamo, battaglia di ruoli e funzioni poi si determina, come dire, in qualche maniera l'estensione, l'applicabilità di questa riforma ai dati e ai documenti, insomma. Quindi questo è importante per questo, perché bisogna capire poi chi effettivamente prevarrà, insomma, rispetto a questo. Allora, io mi sono andato a prendere l'ultimo parere, probabilmente l'ultimo, è uscito fuori proprio a maggio, vedete, il 31 maggio 2017, quindi siamo a meno di 27 giorni. Parere secondo me molto interessante, il caso non è molto controverso, però è interessante poi come viene ricostruito perché poi apre delle interessanti prospettive. Chiaramente questo era precedente all'uscita delle linee guida, scusate, della circolare di FP, perché la circolare di FP nella sua versione ufficiale è praticamente pochi giorni che è disponibile. Quindi alcune volte vedete come il garante anticipa alcune situazioni. Comunque, abbiamo un comune vero stavolta, non è il solito comune strano che metto io, il comune di Caciucco, cose varie. Abbiamo il comune di Torritto e siccome l'altra volta, nell'ultimo caso che avevamo fatto, il dottor Rossi, osservammo con grande stupore che all'interno del pubblico, cioè tra di voi c'era proprio il responsabile o comunque qualcuno che aveva lavorato a quel caso. E allora ci farebbe piacere se ci sia presente il responsabile della trasparenza del comune di Torritto, così ci dà anche una sua versione, diciamo, visto che siete così tanti, insomma. Allora, come funziona? Funziona che arriva un'istanza al Comune di Torritto di accesso civico generalizzato che viene respinta, l'istante fa istanza di riesame, come dice giustamente la legge, il responsabile della a chi? Al responsabile della trasparenza, il responsabile della trasparenza ha la possibilità di chiamare in causa il garante, e io dico: quando succede questo, fatele le richieste di parere, perché così si consolida un minimo di giurisprudenza, perché almeno così voi potete decidere su questioni che bene o male già hanno un lavoro istruttore, insomma. Qui è andata un po' così. Al Comune di Torritto era pervenuta una istanza di accesso civico generalizzato, la richiesta di accesso civico ad oggetto la copia degli atti relativi alla sanzione disciplinare inflitta a un dipendente comunale. Quindi vedete, l'oggetto è abbastanza controverso, anche per questo è interessante, no? Volevano sapere, appunto, volevano osservare, insomma, tutti gli atti relativi alla sanzione disciplinare inflitta a un dipendente comunale, la conoscenza, perché è stato negato, poi il Comune nella sua prima istruttoria ha negato l'accesso. Perché, dice il Comune, la conoscenza da parte di chiunque dei dati e dei documenti richiesti potrebbe arrecare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali in conformità alla disciplina legislativa in materia. Cioè, dice il Comune, se io ti do questi documenti, tu ne ricavi, per esempio, il nome e il cognome, ricavando nel nome e il cognome potremmo ledere gli interessi di un soggetto e quindi non causa di esclusione relativa, una delle tre famose cause di esclusione relativa, in questo caso i dati personali, e infatti c'è cioè, l'istanza di riesame, si può chiedere il parere al garante della privacy. Dalla conoscibilità del dato, infatti, potrebbero derivare conseguenze anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale nei riguardi dell'interessato o di altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo. Tenendo
tenuto conto delle implicazioni derivanti dalla previsione di cui all'articolo 3, eccetera, eccetera, in base alla quale i dati e i documenti forniti al richiedente l'accesso civico sono sconsiderati come pubblici. Cioè, dice un po' il comune, se io ti do i dati e queste informazioni, tu verrai a conoscenza del soggetto che è stato sottoposto a questo procedimento disciplinare. Siccome la legge dice che questi dati, una volta che io te li do, sono pubblici, perché se te li do a te, li posso dare a chiunque altro, allora tu potresti farne uso pubblico, anzi dovresti, perché la legge è quello, dice apposta questo, cioè una volta che i dati vengono consegnati, poi quei dati diventano pubblici in qualche maniera. Quindi l'idea che ci potrebbe essere sotto è questa. Vi faccio vedere l'ultima cosa qui, alla fine della valutazione di impatto sfavorevole che potrebbe derivare all'interessato secondo giù, si è tenuto conto della natura dei dati personali oggetti della richiesta, cioè il procedimento disciplinare, in particolare della particolare funzione, cioè la funzione pubblica esercitata dalla persona. Cioè, questo non vale per tutti, dice il Comune, ma in particolar modo la protezione che noi vogliamo dare a questo soggetto è in virtù del fatto che lui ricopre una funzione pubblica. E quindi se le persone accedono per esempio al suo nome e cognome, il fatto che lui rivesta una funzione pubblica potrebbe essere un problema per questa persona. Tutte queste considerazioni hanno portato il Comune a negare l'accesso. Arrivata la lettera, cioè la mail, non so che cosa poi arriva all'interessato all'istante, l'istante chiaramente non ci sta e propone un riesame. E dice sostanzialmente, e da qui si capisce anche il motivo per cui hanno fatto quella richiesta, quella istanza. Le predette argomentazioni non possono incidere sul diritto dei cittadini di avere conoscenza di documenti che, in particolare in questo caso, hanno attinenza con situazioni da cui i cittadini possono aver ricevuto un documento. Cioè, dice l'istante, tu non mi puoi negare l'accesso, visto che questi documenti a me servono, non a livello personale, io sono disinteressato a livello personale, no? Perché qui lì saremmo in regime di 241, ma questi documenti servono ai cittadini per capire come sono andate le cose in quel comune. E adesso si spiega il motivo per cui hanno fatto questa istanza. Non solo morale, ma anche pratico, visto che il provvedimento disciplinare, cioè quello che loro volevano conoscere, di cui è stato destinatario il dipendente comunale, è direttamente connesso all'emergenza finanziaria che ha coinvolto il comune di Toritto. Cioè il comune di Toritto è andato in default, no? E i cittadini o il cittadino che ha voluto chiedere fare questa istanza voleva semplicemente, insomma, è una cosa, sapere chi è che ha mandato in fallimento il comune, insomma, no? Perché in qualche maniera un provvedimento disciplinare che il comune sta mettendo in pratica nei confronti di un proprio dipendente potrebbe essere collegato proprio all'emergenza finanziaria che ha coinvolto il comune di Toritto. E questo, secondo i cittadini di quel comune, alcuni cittadini di questo comune, loro vorrebbero sapere, no? Questo è molto interessante questa cosa, perché in realtà io già nel 2010, quando facevo le prime lezioni sulla trasparenza, no? Facevo vedere come, ad esempio, nel mondo anglosassone, soprattutto nel mondo scandinavo, esisteva questo principio del cosiddetto naming and shaming, lo chiamano loro, cioè dimmi il nome, perché io poi questo lo devo mettere di fronte a tutta la comunità. Shaming significa vergognarsi, no? In realtà è proprio per fargli rendere conto che col suo comportamento lui ha leso, diciamo, gli interessi di un'intera comunità, no? Quindi questo è un principio interessante che poi lo rivediamo applicato alle singole istanze, diciamo. Quindi dammi il nome che io, diciamo, voglio far sapere a tutti chi è che ha mandato in default il comune di Toritto. Perché? Perché conseguentemente tutti i cittadini di Toritto che per effetto della procedura di riequilibrio finanziario hanno visto fortemente ridotti i servizi cittadini, nonché ricevuto lesioni anche sul piano morale con la vendita all'asta di beni comunali, la cui realizzazione è stata possibile anche attraverso le imposizioni tributarie. Cioè qui mettono un po' il carico, nel senso che dice, no, questo non è un procedimento disciplinare, non è un procedimento disciplinare così comune, è un procedimento disciplinare che individua un soggetto
ha creato particolari danni a questa amministrazione comunale, non solamente in teoria, ma anche in pratica. Cioè, il suo comportamento ha poi determinato, per esempio, la vendita all'asta di beni comunali, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, qui c'è da una parte l'interesse a conoscere di una determinata parte della cittadinanza, dall'altra parte, ovviamente, c'è il diritto a rimanere a tenere nascosta questo nominativo, questi dati personali per il principio di tutela della riservatezza. Nella richiesta di parere al garante responsabile della prevenzione della corruzione, ha aggiunto che il soggetto controinteressato, questo è molto interessante, benché vi sia prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione, non ha fornito alcun riscontro alla suddetta richiesta. Cioè, il Comune di Toritto, giustamente, quando è arrivata l'istanza, visto che identificava concretamente un soggetto, ha pensato bene, giustamente, di notificare al controinteressato, cioè, guarda che ci hanno chiesto i dati sul tuo procedimento disciplinare, tu cosa ne pensi, gli dovremmo dare o non gli dovremmo dare? E il controinteressato però non ha fornito alcuna risposta, no? E questo è un altro punto molto controverso. E che il dipendente destinatario del provvedimento disciplinare ha fatto ricorso verso il predetto atto per il quale lo Stato attuale pende un giudizio dinanzi al giudice del lavoro. Non ha risposto come controinteressato, però sappiamo che lo stesso dipendente, dopo la sanzione disciplinare che ha ricevuto, ha fatto ricorso al giudice del lavoro, quindi è ancora pendente e questo chiaramente crea maggiore complessità. No? Perché se fosse definitiva questa situazione non ci sarebbero problemi, ma il fatto che fosse pendente crea, no? E qui già immaginate la parolina differimento, no? Cominciate a ragionare in termini di differimento. Pertanto è stato chiesto al garante, uno, se il fatto che trattasi di provvedimento disciplinare inerente a un dipendente, no? Sia di per sé sufficiente a far ritenere che l'interesse della collettività alla conoscenza del provvedimento disciplinare debba addirittura essere prevalente su quello della tutela dei dati personali. Quindi, vedete, i due principi vanno in conflitto pesantemente, perché da una parte c'è un interesse alla conoscenza, no? Dall'altra parte c'è un interesse a tenere nascosto il nome e cognome, perché per gli effetti che questa conoscenza possono avere sul destino personale di quel soggetto e dei suoi familiari, ovviamente, perché questo è un po'. Considerando che primo, al momento è ancora in corso l'istruttoria, per cui alcun taglio sui servizi ai cittadini è stato ad oggi attuato. In realtà l'idea che si è andati in crisi economica e finanziaria, che è un procedimento, diciamo, di riordino, ancora non è così consolidata. Se in questa fase, come apparrebbe necessario, visto anche che c'è un contenzioso lavorissimo, vedete che anche il responsabile della trasparenza pone l'accento sul fatto che la causa è ancora pendente, insomma, e che potrebbe avviarsi anche l'attività di altre autorità giudiziarie, quindi non è chiuso per niente questo caso, debba ritenersi comunque prevalente l'interesse del privato e quindi la tutela dei dati della persona. In tal caso, infatti, andrebbe reiterato, come sembra necessario, il diniego già opposto alla richiesta di accesso, in quanto l'ostensione dell'atto sarebbe potenzialmente in grado di ledere l'immagine della persona nella comunità torittese di circa 9.000 abitanti. Cioè, naming and shaming, io metto la prima pagina, immaginate se fosse un giornalista aver fatto quell'istanza, no? Acquisisce il procedimento disciplinare, nome e cognome, lo sbatto in prima pagina e dico, questo signore ci ha rovinato, cioè ci ha fatto vendere i beni, no? Quando ancora questo sta in un procedimento ancora pendente, perché è un procedimento giuslavoristico ancora pendente, e non è ancora detto che il comune poi vada in questa forma di dissesto, no? Io dico anche in generale, cioè, bisognerebbe poi dimostrare il collegamento tra appunto il comportamento del dipendente e il presunto dissesto finanziario del comune, ovviamente, quello è tutto da dimostrare, evidentemente. Quindi questo non sembrerebbe una cosa abbastanza tranquilla, però ancora mi interessa di capire un'altra cosa. Allora, il garante risponde in questo modo. L'accesso civico è stato negato in quanto l'amministrazione ha valutato che l'accesso generalizzato ai predetti atti può arrecare un pregiudizio concreto alla protezione dei relativi dati personali. Ciò anche se il soggetto controinteressato, pur avendo avuto comunicazione dell'istanza, non ha presentato opposizione. E questo è molto corretto, cioè lo dice abbastanza chiaramente sia la legge sia la linea guida ANAC.
Quando tu coinvolgi il controinteressato e quel controinteressato o non risponde o risponde negativamente, cioè dicendo non rilasciare quei dati, non è che uno si può basare esclusivamente su quello che dice il controinteressato, ma deve valutare autonomamente, cioè l'amministrazione ha l'obbligo di valutare autonomamente, quindi potrebbe anche fornire quei dati, no? Contravvenendo a quello che gli viene chiesto dal controinteressato, perché la valutazione sulla sussistenza del cosiddetto pericolo, del pregiudizio e del danno va fatta sempre in maniera autonoma dalla pubblica, dall'amministrazione che sta gestendo la situazione. Quindi la mancata opposizione del controinteressato non fa venire meno l'obbligo della PA di valutare la sussistenza dei limiti previsti dalla normativa di settore all'accesso CIE. Quindi l'amministrazione ha fatto bene, nonostante non ha ricevuto nessuna opposizione, ha valutato essa stessa di negare l'accesso, che è un caso un po' particolare se volete, perché normalmente succede il contrario, cioè potrebbe succedere il contrario, poi di cose così non ne abbiamo viste ancora tante, però il controinteressato dice no, non dare quelle informazioni, e l'amministrazione dice no, io gliele do lo stesso perché ho valutato che in realtà non c'è nessun tipo di pericolo. Immaginate qui sotto che dinamiche che ci stanno, insomma, no? Dal punto di vista normativo è tutto molto così codificato, ma sotto ci sono delle dinamiche incredibili, anche perché poi la circolare DFP introduce, come diceva giustamente l'avvocato Bolognino, tutta una serie di attività ulteriori, no? Il cosiddetto dialogo cooperativo, che non stanno scritto da nessuna parte, diciamo, e che sono state inserite. Io dico anche giustamente per fare in modo che poi queste istanze di accesso civico non divengano dei procedimenti amministrativi in cui ci si scambiano delle raccomandate con ricevuta di ritorno, no? Cioè, ormai il dialogo col cittadino va inteso in un livello un pochino diverso, insomma, cioè, queste istanze di accesso civico andrebbero un po' intese come dei servizi al cittadino più che dei procedimenti. E quindi, intendendole così, bisogna parlare con le persone, insomma, no? Però questo chiaramente crea tutta questa serie di meccanismi a volte abbastanza difficili da valutare, insomma, no? Il garante continua. Nel merito deve essere in generale ricordato che tutti i documenti e informazioni sono pubblici e chiunque ha il diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli. Ecco, qui c'è un punto abbastanza centrale, no? Sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa, cioè il giornalista assume quell'informazione, non è che l'assume perché a livello personale ha un interesse ad assumere quell'informazione, è chiaro che lui assume quell'informazione perché dovrà entrare a far parte di un'inchiesta giornalistica, quindi quel dato diventa quasi automaticamente pubblico, insomma. Di conseguenza si ritiene che la conoscenza delle informazioni contenute negli atti relativi alla sanzione disciplinare inflitta al dipendente, unita al citato regime di pubblicità degli atti oggetto dell'accesso generalizzato, è suscettibile di determinare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto. Il giornalista sbatte in prima pagina il nome del dipendente comunale, i cittadini di Toritto diventano particolarmente, come dire, essendo se sensibili in quel determinato, dice, in determinato contesto, no? Perché chiaramente lì c'è una minaccia, diciamo, di maggiori imposizioni tributarie, vendita all'asta di beni immobili, come aveva fatto capire un po' la distanza di riesame, e questo chiaramente può determinare nell'animo di persone particolarmente arrabbiate, insomma, no, per quello che sta succedendo, delle situazioni che vanno un po' al di là di quello che potrebbe essere una corretta, diciamo, dinamica tra cittadini e dipendenti pubblici, ovviamente. E di questo il Garante della Privacy si preoccupa molto, come anche il Comune di Toritto, evidentemente. Poi, il garante, infine, si evidenzia inoltre che, come indicato anche nelle citate linee guida ANAC, l'accesso generalizzato è servente rispetto alla conoscenza dei dati e documenti detenuti dalla PA allo scopo di favorire, eccetera, eccetera. Cioè, a che serve questo accesso civico generalizzato? E bisogna cercare di interpretare quello che dice la legge. La legge dice, controllo diffuso del perseguimento delle funzioni istituzionali sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Cioè,
se non stiamo dentro a questa motivazione, in realtà cioè non ha senso quella richiesta di accesso civico generalizzato. Avrebbe senso se stesse dentro questa idea di garantire forme diffuse di controllo. Ma secondo voi, secondo dice il garante della privacy, che senso ha questo accesso civico generalizzato quando fa riferimento, per esempio, a dati personali come il nome e il cognome di un dipendente sanzionato disciplinarmente? Quindi, di conseguenza, quando l'oggetto della richiesta di accesso riguarda documenti contenenti informazioni relative a persone fisiche, quindi dati personali, non necessari al raggiungimento del predetto scopo, e qui vi segnalo, attenzione, in questo momento stiamo interpretando, il garante sta interpretando la motivazione della richiesta. Attenzione, perché questa è una delle cose che nello spirito del Freedom of Information Act, non come è stata scritta questa legge, è assolutamente da non fare. E quando si fa una istanza di accesso civico, quasi quasi uno non si dovrebbe nemmeno identificare, secondo lo schema, proprio quello più hard. Men che meno dovrebbe dare indicazioni sulla motivazione per cui vuole accedere a quei dati. L'unica valutazione che andrebbe fatta è appunto sulla possibilità che quei dati personali possano essere appunto pregiudizievoli. Ma se andiamo a ragionare sulla motivazione per cui sono stati dati, cioè per cui sono stati chiesti, scusate, entriamo in quel loop che vi dicevo anche l'altra volta, di andare a valutare le motivazioni dell'istanza, e che è una cosa che non sta nello spirito della Freedom of Information, che questa legge non chiarisce, nemmeno le linee guida ANAC chiariscono, e nemmeno la circolare del DFP chiarisce in maniera, diciamo, prevalente, insomma. Da un punto di vista logico, ha un senso questa affermazione del garante della privacy. Non è che non voglio dire che non abbia senso, ha assolutamente senso. Però nella logica della libertà d'accesso non ce n'ha tanto, perché se noi andiamo a sindacare le motivazioni è molto facile, come dire, strumentalizzare, no, il fatto che, per esempio, questa istanza non corrisponde al controllo diffuso e quindi io la nego. Insomma, diventa molto facile negare l'accesso, no? Ci si può sempre attaccare, come dire, al fatto che tu mi hai chiesto quei documenti, ma non c'è effettivamente nessuna motivazione rispetto al fatto di controllare o partecipare alla vita pubblica. Insomma, non so se è chiaro questo passaggio, però è un passaggio centrale. Scusate. Anche se, ripeto, ce l'ha un senso, nel senso che vediamo un po'. Ultimo elemento, nel caso sottoposto all'attenzione del garante, la legittima esigenza conoscitiva rappresentata dal richiedente l'accesso generalizzato, come si evince dalla richiesta di esame, dovrebbe trovare soddisfazione nella conoscenza dei fatti connessi all'emergenza finanziaria. Qui fa un punto importante, la garante dice, è un po' in veste pedagogico, lo dice, ma secondo me lo dice anche correttamente, cioè, se stiamo sindacando le motivazioni e stiamo sindacando se quello che viene richiesto al comune, i dati e le informazioni che vengono richieste al comune producono quell'effetto di controllare, di avere quel diffuso controllo da parte dell'istante. Allora il garante dice: le informazioni e i dati sul procedimento disciplinare non garantiscono forme diffuse di controllo. Te lo dico io cosa garantisce le forme diffuse di controllo. Per esempio, se mi avessi chiesto fatti connessi all'emergenza finanziaria, quello sì, quello avrebbe determinato forme diffuse di controllo che ha coinvolto il comune confluente nella richiesta dell'amministrazione di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario, indipendentemente dalle valutazioni connesse alla responsabilità disciplinare del singolo dipendente. Cioè, il garante dice: non mi chiedere il profilo disciplinare che non ti serve per quel tipo di controllo che devi effettuare nello spirito del Freedom of Information Act, chiedimi se vuoi tutti i dati connessi all'emergenza finanziaria. Quello sì che ti può servire per effettuare quel famoso controllo. È chiaro questo passaggio? È un po' criptico, ma secondo me è molto importante, perché è come se il garante dice, nello spirito del dialogo cooperativo, che sottolinea anche il DFP, richiama l'istante e spiega: gli guarda, a te non ti serve niente sapere chi è che diciamo, chi, il nome e cognome di questo tizio. Se vuoi, io ho tutti i dati e le informazioni invece su questa storia dell'emergenza finanziaria, che forse l'abbiamo un pochino esagerata. Infatti, no, diceva il responsabile della trasparenza, non è ancora detto che andiamo in dissesto.
Quindi se vuoi io invece ti do tutte le informazioni su quell'altro versante, che invece quello ti può servire effettivamente per svolgere questa forma di controllo diffuso, che è quello, è, diciamo, un suggerimento che il garante dà su come comportarsi in questi casi. Quindi i documenti richiesti dati di accesso generalizzato contengono dati personali che risultano in ogni caso sproporzionati, eccedenti, non pertinenti rispetto alla soddisfazione del bisogno conoscitivo manifestato dall'istante, che è anche quello che dice l'ANAC a un certo punto, no? E quindi la garante dice per tutti i motivi considerati si ritiene che l'amministrazione abbia correttamente respinto l'istanza d'accesso civico. Chiaro? Ci siamo? Aspettiamo ancora un passaggio perché è importante. Poi il garante dice anche appunto, siccome sono preclusi anche all'accesso documentale, a maggior ragione sono questi dati sui procedimenti disciplinari, come puoi pensare che siano accessibili dall'accesso civico generalizzato, che è molto meno, diciamo, come qualcuno comincia a dire, approfondito, no? È più orizzontale ma meno verticale l'accesso civico generale, cioè puoi avere accesso a molti più dati ma meno in profondità. Questa è un po' l'idea. Quindi se io non te li posso dare nemmeno quando possiamo scendere in profondità con l'accesso documentale, figuriamoci quando siamo a livello, diciamo, più orizzontale. Quindi questo chiude ogni discussione, insomma, no? Ok, ora proviamo però a esercitarci un pochino a cercare di uscire da questa dinamica delle motivazioni, no? Perché nella legge, ripeto, questo non c'è scritto, e entrare un pochino su dei processi logici che dobbiamo seguire, sequenziali, no? Io ho già proposto questa checklist che abbiamo, questa è stata prodotta da Andrea Ferrarini, che per Spazio Etico aveva già prodotto questo tipo di checklist, molto interessante, è stata aggiornata proprio a seguito dell'uscita della circolare di FP, sono stati aggiunti dei punti, perché la circolare di FP rispetto a questo processo logico fornisce alcune importanti considerazioni. E vediamo, il gioco sarà quello di vedere se arriviamo alle stesse conclusioni del garante, quindi negazione dell'accesso, oppure c'è qualche speranza, no? Anche in virtù di queste novità che ci sono state, insomma, vediamo un po'. Allora, cominciamo la checklist. La prima parte è molto semplice perché sono cose abbastanza di procedura, le chiamo un po' così, no? Quindi comunicazione dell'avvio del procedimento è stato fatto, sì, il richiedente si è identificato, ovviamente, non, qualcuno diceva si può fare una richiesta d'accesso civico anonima, direi di no, perché poi insomma a chi dai il documento quando. Quindi per questo è stato messo appunto l'obbligo di almeno di mettere la carta d'identità, insomma, no? Lo diceva anche giustamente la circolare di FP, deve essere riconoscibile l'istante, se no non avrebbe alcun senso. L'istanza d'accesso identifica in modo preciso i dati e le informazioni. Sì, questi volevano proprio il dettaglio del procedimento disciplinare. È necessario chiedere al cittadino integrare l'istanza? No, perché era chiaro, identificato l'oggetto. Quanto richiesto? È già soggetto a abbreviazione? Men che meno, i procedimenti disciplinari no, non sono, sono, diciamo, in termini aggregati, probabilmente tu li trovi, ma non il singolo procedimento con nome e cognome del soggetto. Esiste l'esclusione al suo accesso? No, direi di no, perché qui non ci sono tutti quegli interessi, diciamo, strettamente pubblici. Invece, la richiesta di accesso impatta su interessi pubblici e privati? Certo, perché individua il nome e il cognome, quindi i dati personali di un particolare soggetto, che quindi diventa il controinteressato. Ci sono i controinteressati? Ovviamente. È possibile contattare i controinteressati? L'abbiamo fatto, direbbe il comune di Toritto, no? E non c'è tornata nessuna risposta. Esistono situazioni concrete in cui la diffusione di dati, documenti e informazioni potrebbe causare un danno a interessi privati? Sì, esistono perché abbiamo visto come hanno valutato proprio l'esistenza di pericolo a danno di quell'interesse privato. Quindi la valutazione è stata fatta e l'esito è stato sì, è stato positivo. Terzo passaggio della checklist, calcolare l'attività richiesta per fornire il dato, il documento e le risorse da dedicare a tale attività. Perché? Perché dobbiamo capire se questa richiesta è una richiesta massiva. Quindi dobbiamo calcolare l'ammontare delle ore che questa richiesta ci farà perdere, tra virgolette, o dipende dal punto di vista, o investire per
per dare risposta a questo istante. Abbiamo fatto questo calcolo e in realtà i dati sulla precedente disciplinare sono facilmente reperibili, non è che ci e già esistono, non è che dobbiamo andare a cercare delle cose o a produrre altri dati, quindi questo non crea nessun tipo di problema. Valutare se l'impegno richiesto compromette il buon andamento dell'amministrazione? Assolutamente. E quindi si passa al cosiddetto test di interesse pubblico. L'abbiamo inserito, Andrea ha inserito qui proprio il nome che viene usato per esempio in Inghilterra, perché si usano ormai dopo 15 anni di foglia, insomma, si sono, come dire, raffinati i sistemi per capire se un interesse è prevalente l'interesse pubblico alla conoscenza, se invece è prevalente l'interesse alla privacy. Si fa questo test di interesse pubblico. L'accesso ai dati interessa solo al richiedente o esiste un interesse pubblico alla conoscenza di quel dato o di quel documento? Quindi vi ricordate quando abbiamo detto che ci farà con queste informazioni? Serve solamente a quella persona e che è lo spirito della 241, no? O invece c'è un interesse pubblico alla conoscenza collettiva per generare quelle famose forme di diffuso controllo. E qui, diciamo, da quello che come dalla richiesta di riesame che è stata fatta al responsabile della trasparenza, sembrerebbe emergere un interesse pubblico alla conoscenza, secondo l'istante, no? Poi la valutazione è stata fatta su questo, cioè secondo l'istante, sa conoscere il nome e il cognome di quella persona è di interesse pubblico perché tutta la collettività sui comportamenti e le condotte di quel soggetto ha subito un danno, quindi la comunità è giusto che sappia chi è stato. E quindi si va al famoso bilanciamento. L'interesse pubblico e la trasparenza è pari o superiore alla tutela di altri interessi pubblici o privati? Perché questo è il momento, diciamo, della verità. È qui che si determina, diciamo, la negazione all'accesso oppure no. E nelle valutazioni abbiamo visto come l'amministrazione ha più o meno deciso che c'è un problema legato al fatto che questi due principi in realtà vanno in perfetta conflitto e quindi probabilmente c'è un interesse pubblico ad aspetta e pari alla tutela dell'interesse privato a tenere segreti invece, no? Se l'interesse pubblico non prevale, bisogna contattare il richiedente, lo dice la circolare DFP, per chiedergli di modificare o rideterminare la richiesta. Se invece è pari o prevalente, dare almeno parzialmente accesso ai dati, ai documenti. Vedete come cambiano le cose? Perché il garante diceva negare l'accesso. Qui si aprono delle prospettive. Io ricontatto l'istante, gli spiego, guarda che il procedimento di disciplina non te lo posso dare perché probabilmente i dati personali eccedono e il rispetto della privacy non mi permette di darli. Però io potrei darti altri dati. Sei interessato a ricevere altri dati? Nello spirito del fatto che tu devi esercitare una forma di controllo diffuso. Cioè il mio atteggiamento non è ostativo, è propositivo. No? Non è che nego l'accesso, ricontatto l'istante e cerco di capire se attraverso il mio aiuto, il mio contributo, perché io sono il detentore dei dati e quindi io conosco ancora meglio di lui dove andare a cercare queste cose, ti aiuto a capire come tu puoi esercitare quella forma di controllo diffuso, magari accedendo ad altre informazioni. Ok? Ultimo passaggio importante, è possibile autorizzare pienamente l'accesso ai dati, ai documenti e informazioni? No, ovviamente, perché dare accesso agli atti del procedimento disciplinare, soprattutto quando il procedimento disciplinare è ancora pendente, no? Altro elemento che complica la questione, io non lo posso dare come amministrazione. È possibile autorizzare parzialmente l'accesso? Certo, dare accesso parziale soltanto a informazioni, come dice giustamente il garante, che descrivono la situazione di emergenza finanziaria del comune e i fatti da cui quell'emergenza finanziaria è stata generata. Non chi li ha fatti, ma i fatti. Non so se la differenza è chiara. Quindi sì, si può autorizzare parzialmente l'accesso. È necessario differire l'accesso? Certamente, perché per esempio tutti i dati e informazioni sul procedimento disciplinare potrebbero essere rilasciati al termine della procedura, se i fatti sono contestati dal dipendente davanti al giudice del lavoro, differire l'accesso parziale fino alla conclusione del processo. È necessario negare l'accesso? No. Cioè, arriviamo a due visioni un po' diverse. Garante della privacy che giudica le motivazioni
ovviamente dell'istanza, respinge l'istanza d'accesso civico. Attraverso questo checklist, e dico anche con l'ispirazione della circolare di FP, probabilmente noi arriviamo a un accesso parziale. No? Attenzione, questa non è una cosa, è una cosa importante perché segna un po', come dire, due modi di pensare la stessa cosa in maniera completamente diversa, no? E io l'ho un po' messa così, cioè da una parte c'è un atteggiamento cooperativo, cioè l'amministrazione si pone nei confronti del diritto alla conoscenza e al cittadino in una specie di servizio, ecco, è sempre torna questa idea del servizio, no? Dall'altra parte io interpreto l'istanza del accesso civico generalizzato esattamente come un procedimento amministrativo, quindi il procedimento amministrativo può chiudersi con un sì o con un no. No? Invece nell'altra situazione arriviamo a delle conclusioni un po' diverse. Problema dell'atteggiamento, lo stesso, se vi ricordate l'ultima slide dell'altro webinar, più o meno si diceva la stessa identica cosa. Se vai appresso a determinate cose andrai a finire sul no sicuro, invece il problema grosso è che sono tutte e due praticabili. Il problema non è se sono giuste o sbagliate, cioè, qui il problema è che la legge non ti permette di dire è giusta una o giusta l'altra, stiamo sempre ragionando in termini di una circolare di FP, cioè di un atto che da un punto di vista legislativo, non, a me questo me lo deve dire l'avvocato, insomma, però è sicuramente meno forte di una norma, questo lo so anch'io che sono l'ultimo arrivato sul diritto amministrativo, non mi sembra che le circolari hanno meno efficacia, diciamo, delle leggi, insomma, ovviamente. Quindi, come vedete, stessa slide l'altra volta, è una questione di atteggiamento. Se le amministrazioni si pongono in maniera ostativa, allora hanno un atteggiamento più da procedimento amministrativo, più tipico, della 241. Il Freedom Information Act, nello spirito, ha più un atteggiamento di tipo invece più, possibile, insomma, possibilista. Il garante della privacy, sottolinea a un certo punto una cosa molto interessante. Non su questo parere qui, ma quando si mette a sindacare la circolare del DFP, no? Nella parte iniziale di quella lettera che ha scritto alla Madia, scrive una cosa tipo questa. Chi l'ha detto che il diritto alla conoscenza è prevalente rispetto alla privacy? Perché questo poi dice il primo principio enunciato dalla circolare DFP. Cioè, nel dubbio, devi essere trasparente, Obama direbbe in doubt be transparent, no? Il garante dice non sta scritto da nessuna parte, soprattutto la Carta Europea dei diritti dell'uomo garantisce un diritto, l'articolo 10, la libertà di espressione, quindi la libertà d'accesso come elemento fondante della libertà di espressione, ma dall'altra parte dice, guarda che c'è anche l'articolo 8, che invece dà un diritto al rispetto della vita privata e familiare, no? Quindi attenzione a dire che è automaticamente prevalente il diritto alla conoscibilità. Quindi, in base alla più recente giurisprudenza, chiama in causa alcune sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo, l'articolo 10 della Convenzione sui diritti umani dell'Unione Europea non conferisce in via generale all'individuo il diritto di accesso alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche. Vedete come questo è uno schiaffo, diciamo, a tutti. No? Ne obbliga tali autorità a conferire lo stesso le medesime informazioni. Cioè lui dice non è che questa cosa vale come dogma, la dobbiamo calare nel contesto. Un tale diritto, un tale obbligo può essere infatti ricondotto alla più ampia libertà di espressione tutelata dalla stessa convenzione soltanto in situazioni particolari a specifiche condizioni. Cioè, questa è un po' l'idea che c'è il garante. Tra queste assume particolare rilievo la circostanza che le informazioni oggetto di accesso attengano a questioni di interesse pubblico. Vedete come ritorna sempre questa. E che pertanto l'accesso alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche possa ritenersi strumentale all'esercizio della libertà del richiedente di ricevere e di diffondere al pubblico le medesime informazioni. Quindi il giornalista che acce fa accesso civico generalizzato non ha un interesse personale a quella vicenda, lo fa perché attraverso quelle informazioni, come dire, aumenterà la consapevolezza di tutta la comunità locale, no? L'idea che c'è sotto è questa, ma un tizio che è vicino di casa e vuole sapere delle cose sul suo vicino, se fa accesso civico generalizzato,
non sta in quello spirito lì, non so se è chiara la differenza, perché qui, e quindi il diritto alla conoscibilità rileva solamente nel primo caso in cui c'è il giornalista che vuole fare una determinata inchiesta, non nel secondo, ok? Questo che significa sottotraccia? Cioè, valutate le motivazioni dell'istante, perché se io non valuto il motivo per cui un'istanza mi viene fatta, come faccio a valutare l'interesse che c'è sotto? Torniamo alla solita storia della valutazione delle motivazioni. Nelle riforme volute di Freedom Information Act, la cosa che viene negata sempre è la valutazione delle motivazioni dell'istante, perché quelle sono fuorvianti, insomma. Dall'altra parte, invece, come dire, sponsorizza la libertà di accesso c'ha due grossi elementi sotto, no? C'è quella DFP che abbiamo visto che se applicata correttamente porta a un atteggiamento, come già suggerivamo noi prima della circolare DFP, cooperativo, e poi c'è l'articolo 9,2 del codice comportamento della PA che è molto più foglia di tutte le leggi e che dice come dire, scrive su pietra, diciamo, un principio importantissimo che la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere sempre garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la replicabilità. Questa tracciabilità non si fa solo perché il giudice te lo verrà a chiedere, no? Nei sistemi anglosassi, soprattutto quelli scandinavi, la tracciabilità si fa perché devi essere come dipendente pubblico sempre sottoposto al pubblico scrutinio, diceva Jean-Jacques Rousseau, gli illuministi, no? Da cui derivano tutte queste, avevano in mente questo, cioè in ogni azione, in ogni processo decisionale il dipendente pubblico deve essere sotto l'occhio del cittadino, no? Era questa l'idea che c'era sotto, perciò il principio di tracciabilità, la famosa cartella clinica del procedimento, insomma, tutto deve essere scritto lì, non perché andremo davanti al giudice, come invece noi con la 241, ma perché i cittadini ci possono chiedere conto di questo, quindi non è solamente una questione legata al giudizio amministrativo, ok? Quindi questi sono i principi che invece spingono sull'accesso. Ora, il problema è quale dei due principi prevarrà, perché noi stiamo notando una battaglia piuttosto all'arma bianca, perché cioè, da una parte circola di FP, di Guidana, che si spinge sempre di più, no, sul principio appunto che il diritto alla conoscibilità è il diritto prevalente, e dall'altra parte che anche la privacy c'è attenzione, che anche in linea con la recente giurisprudenza della Corte dei diritti umani dell'Europea, non è detto da nessuna parte che sia così, lo devi valutare nel caso concreto. Il problema è anche un altro, cioè non si è mai capito, e la legge non lo determina, se la privacy del decisore pubblico, quindi non tutti i cittadini, ma il decisore pubblico, quindi qui metto anche il famoso dipendente che è sottoposto a giudizio del procedimento disciplinare, deve essere garantita allo stesso livello della privacy del cittadino comune. E questo è il problema che è a monte, cioè nessuno ha detto, e nessuno si pone nemmeno il problema secondo me, se il cittadino comune ha la stessa privacy del decisore pubblico, perché nei sistemi foglia avanzati e scandinavi il cittadino comune è garantito molto di più del decisore pubblico. Il decisore pubblico per il tempo che lui svolge attività e assume decisioni per conto della cittadinanza, se la scorda la privacy. Il fatto che il decisore pubblico si trova a gestire un potere delegato in nome e per conto della collettività genera maggiori responsabilità in termini di accountability, cioè di rendere conto del proprio operato oppure no? Cioè, questa è una scelta politica, non è una scelta legata alle circolari del DFP, all'ANAC, cioè in una legge ci andrebbe scritto il decisore pubblico quando assume le decisioni, siccome siamo nel principio illuminista che il processo decisionale deve essere sempre sottoposto al pubblico scrutinio, la privacy cede il passo un po', capito? Invece l'equivoco di fondo è che noi trattiamo il decisore pubblico alla stessa identica stregua del cittadino comune, ma il cittadino comune non ce l'ha un potere delegato. Quindi bisogna capire questa cosa qua. Finché non si capisce questa cosa qui, la battaglia tra la privacy, e quindi il garante della privacy, e quelli che invece tendono, e qui mi ci metterei anch'io, insomma, per quello che può valere, a una maggiore visibilità dei comportamenti dei decisori pubblici, non avrà mai fine. E a volte prevarrà uno, a volte prevarrà l'altro, e purtroppo a volte anche a botta di sanzioni. Cioè, il problema è che questi poi
erogano sanzioni, il garante della privacy eroga sanzioni pesantissime. Insomma, questa è un po' l'idea che ho io sotto, insomma, io volevo lasciare con questo conflitto e dilemma etico, insomma, più che normativo. Grazie mille Massimo, adesso ti lasciamo il tempo per rileggere qualche domanda che hanno posto gli utenti nella chat. Chiedo alla dottoressa Bolognino di attivare la sua webcam, così possiamo iniziare a dare qualche risposta. Prego, a te la parola. Allora, intanto le domande sono numerose, molte di queste saranno già state, come dire, esaustivamente analizzate e comunque grazie all'intervento di Massimo, perché fa il punto sul rapporto tra accesso e privacy e in effetti non potendo noi in questa sede rispondere ad ogni singola richiesta, ma in questo caso dobbiamo concedere l'accesso oppure no, rinviamo anche al webinar in cui specificamente abbiamo affrontato il tema dei limiti all'accesso civico, in modo che abbiate un po' una serie di paletti con un focus specifico su questa tematica. Sulle altre questioni, intanto la domanda della dottoressa Mancini. Sì, noi già in altri webinar avevamo sottolineato quelle che sono le interferenze, tra virgolette, tra 241 del 90 e decreto 33. Quindi è un passaggio che andrà in qualche modo su cui il legislatore dovrà un po' ripensare, ma allo stato dei fatti abbiamo una normativa che coesiste e quindi, come vi dicevamo, rinviando al webinar specifico su questa tematica, non possiamo che tenerne conto nel momento in cui lavoriamo. Ulteriore questione della dottoressa Stella, sulla, diciamo, possibilità o meno di far accedere a documentazione nell'ambito di procedura transattiva. Qui vi rimandiamo assolutamente a quelli che sono i limiti previsti dall'articolo 5 bis, quindi il collega Massimo Di Rienzo vi ha dato esaustiva risposta anche in questo caso, ma per il focus specifico rimandiamo al webinar sui limiti all'accesso. E ancora, la dottoressa Piccione, in caso di richiesta anonima, come avevamo detto, la normativa durante il webinar dice chiunque. Chiunque non significa richiesta anonima, nonostante la circolare del DFP dice che teoricamente potrebbero non identificarsi. Sul piano operativo, si giunge alla stessa definizione, cioè, l'individuazione del soggetto richiedente è importante non foss'altro che per gestire adeguatamente la pratica. Ma vi ripeto, a monte la definizione di chiunque non è assolutamente equiparabile a richiesta anonima per le ragioni già spiegate. E ancora, la dottoressa Baratta ci chiede se l'inoltro al responsabile della prevenzione per istanze di accesso civico semplice sia vincolante o meno per l'APA. Qui il dato normativo sembra, chiaro più che in altri casi, quindi destinatario della prima istanza è il responsabile della prevenzione, lo prevede la normativa, dunque. Tale. Ovviamente, siccome questa circolare, come vi dicevamo, dà uno spirito collaborativo nei rapporti con la cittadinanza, nulla esclude che il responsabile della prevenzione, a fronte di una richiesta giunta a lui non in maniera quindi corretta come destinatario, la inoltri all'ufficio competente. Se questa circolare quindi richiede addirittura di inoltrare ad altra amministrazione, la collaborazione sul piano interno potrebbe essere delineata come implicita. E ancora,
sul regolamento, e quindi qui parliamo del quesito posto dalla dottoressa Marinelli, il riesame da parte del responsabile della prevenzione è previsto specificamente dall'articolo 5,7 del decreto 33, quindi la normativa che lo prevede. E ancora, la dottoressa Giordana sull'obbligatorietà dell'adozione del regolamento. Ricorderete che su questo aspetto abbiamo dedicato una parte di approfondimento nell'ambito di un webinar sulle linee guida dell'ANAC, perché l'importanza dell'adozione del regolamento è evidenziata anche in ragione del fatto di poter procedere con modalità operative trasparenti, conoscibili e standardizzate, tra virgolette, all'interno dell'amministrazione. Io qui mi fermerei e lascerei la parola a Massimo. Intanto sulla checklist, no? La checklist l'ha realizzata Andrea Ferrarini, l'abbiamo diciamo, messa insieme praticamente anche fino a ieri, quindi diciamo, l'abbiamo, anche perché la circolare di FT è uscita praticamente, finché non è definitiva, ovviamente ognuno fa le proprie ipotesi, però vogliamo, cioè carta canta, cioè, quando è uscita la stiamo mettendo a disposizione anche sul sito di Spazio Etico. Intanto, se domani immagino che le slide saranno già disponibili, quindi si può ricostruire comunque facilmente attraverso le slide, perché quella è, insomma, nel senso che sono molto utili le checklist. In un sistema così controverso, io ritengo che avere una guida logica sia effettivamente quello che ti potrebbe salvare in molte occasioni. Proprio per non incorrere in quell'equivoco di andare a. Cioè, io capisco questa cosa, attenzione, ma quando arriva l'istanza, a me verrebbe subito di chiedere: ma che vuole sapere questo? Giusto? Penso che questo sia umano. Cioè, capire le motivazioni che c'è all'istante quando ti fa l'istanza. Cioè, che ci farà con questi dati, con queste informazioni? Ora, se dal punto di vista umano e logico questo ha un senso, nella legge questa roba non c'è scritta, cioè se non c'è scritta, c'è scritto il fatto che bisogna valutare le motivazioni dell'istante, cioè l'istante può scrivere o meno le motivazioni che lo portano a fare quella richiesta. A che ci servono le motivazioni? Le motivazioni ci possono servire, come dice giustamente il garante della privacy, a capire se io posso aiutarlo, no? Perché magari lui ha individuato delle informazioni che non gli permettono di arrivare a quel tipo di controllo che lui vuole esercitare, ma io conosco invece delle altre informazioni che potrebbero, come dire, aiutarlo di più. Ecco a che serve la motivazione. Ecco perché vanno spinte le persone a scrivere il motivo per cui si fanno le istanze. Perché così io li posso aiutare meglio, no? Anche nel dialogo cooperativo, quando io poi come dire, richiedo all'istante, dice ma spiegami meglio che cosa vuoi sapere, no? Io gli chiedo perché se lui mi dice perché ha fatto l'istanza, io gli posso dire guarda, le cose che mi hai chiesto in realtà non te le posso dare. Se vuoi, do altro materiale informativo che potrebbe essere più utile per te. A questo serve la motivazione, nello spirito del servizio, non del procedimento. Invece, se ragiono dal punto di vista del procedimento e comincio a pensare alle motivazioni e dico queste, le motivazioni che lui mi ha scritto non sono in linea con lo spirito della norma, cioè controllo diffuso, ma quelle motivazioni lasciano pensare che quell'informazione lui le utilizzerà per se stesso. E io sto dentro il circuito della 241, cioè sto valutando l'interesse e la motivazione. No? Sono cose molto diverse. E chiaramente io spingo più per la prima ipotesi, cioè, no, siamo vicino ai cittadini, agli istanti, chiaramente non in una situazione di stalking, perché ho visto che anche a volte si prefigurano delle situazioni in cui non c'è un dialogo cooperativo, ma c'è una vera e propria richiesta massiva, a volte veramente, come dire, pesante, no? Stanno verificando, lo sappiamo benissimo anche questi. Però dove c'è spazio, dove c'è possibilità, il dialogo cooperativo mi sembra una cosa che potrebbe essere interessante cominciare a raccogliere, insomma. Vi volevo salutare e farvi gli auguri per una bellissima estate, esatto, perché siamo arrivati, qua siamo in piena esplosione, perché fa un caldo atomico, quindi
Sono vicino a quelli che stanno al mare, soprattutto, che nonostante lavorino al comune, dopo quando escono vanno appunto al mare, invece noi siamo costretti ancora, diciamo. Vi voglio veramente salutare di cuore perché l'interesse che ci avete mostrato è stato, e lascio anche a Daniela eventualmente i saluti. Benissimo, allora io ringrazio i nostri relatori, ringrazio tutti gli utenti che hanno partecipato, numerosissimi come sempre. Vi ricordo che il materiale didattico sarà a vostra disposizione da domani sul nostro sito ai link che vi abbiamo indicato. Stessa cosa per rivederli sul nostro canale YouTube. Io auguro a tutti un buon proseguimento, grazie ai nostri relatori, arrivederci ai prossimi webinar.